Vi ricorderete, oppure ve lo ricordo in questo momento, il film era all'ultimo festival di Roma, nella sezione Alice, ed è il tuo primo film, tra l'altro, e quindi il tuo esordio. Quando dico tu, naturalmente è il regista, che è Alessandro Lunardelli, che insieme a Vanessa Picciarelli, eccola la Vanessa, ha scritto la sceneggiatura di questo film, e abbiamo i due fratelli, appunto, che sono Luca Marinelli, quanti Elli ci sono? Elli, Magarelli, Picciarelli, Marinelli, e Filippo Sciacchitano, che non ti cambiamo il cognome, che sarebbe senza senso. Il film è una produzione Pupkin, io lo chiamo così, insieme al Recinema, distribuito da Microcinema, esce, come avete visto, nel Pressbook il 30 di aprile in 40 copie, che credo sia la dimensione giusta, no? Perché poi in questo momento ci sono i manetti, che hanno meno copie di voi, tra l'altro, quindi Microcinema ha fatto uno sforzo non indifferente. E da una parte c'è Spider-Man con le 800 copie, ma è giusto che se ne tenga Spider-Man. Ho scelto la Patagonia cilena, per esempio, rispetto alla Patagonia argentina, perché in quel momento un po' la cronaca, un po' anche la cosa da casualità, mi aveva messo sotto gli occhi un paese che, soprattutto a livello generazionale di Davide, quindi anche di Filippo, era in un momento di enorme fermento. E quindi un altro motivo, c'è anche un attore, una figura che evidentemente affascina molto in questo momento, giustamente, credo che abbia un notevole talento. Sì, beh, c'è stato un innamoramento per Alfredo Castro, che oltre appunto a conoscere per i film di La Reina, avevamo visto anche nel film di Ciprini quel piccolo ruolo, e per me era l'unico attore che io conoscessi, il panorama degli attori cileni, però era un attore perfetto per interpretare quel ruolo, e devo dire che il rapporto professionale con lui è stato incredibile. Ligate, devo dire che quindi noi in qualche modo ci siamo appoggiati agli stilemi della narrazione di viaggio, però cercando sempre di personalizzarlo, quindi tutte le divagazioni e gli apparenti passaggi a vuoto che sembra ci siano nella storia, in realtà contribuiscono più che altro a dare delle pennellate sui due personaggi. Devo dire che in questo, al di là di quello che noi avevamo immaginato e scritto, ovviamente non sempre corrispondeva ai luoghi e alle situazioni, il valore aggiunto rispetto alla scrittura sulla pagina è stato senz'altro dato dalle loro interpretazioni, dalle loro trovate anche estemporanee, insomma. Quindi in realtà quell'effetto di naturalezza che si ha rispetto al racconto di un viaggio, che appunto in un viaggio di questo tipo non sappiamo neanche bene dove stiamo andando, al di là dell'obiettivo finale, viene dato soprattutto dall'imprevisto e da, appunto, dalla capacità di saper cogliere non solo i luoghi ma le atmosfere, ma anche di riuscire a convogliarli nella narrazione che noi avevamo immaginato. Quindi le due cose sono, penso, sposate felicemente in maniera molto naturale. Sì, dal mio punto di vista il personaggio di Loris è quello che subisce il maggior cambiamento ed è quello che parte, in realtà è la vera vittima del sistema provinciale nel quale loro vivono, perché diciamo che si è caricato di responsabilità, perché decide di sposare la causa del padre, decide quindi di affiancarsi al lavoro in ditta, decide di rinunciare a una sua adolescenza, e adesso si trova nella condizione di porre molte molte aspettative all'inserimento del fratello minore nella fabbrica. E questa sua reazione un po' inconsulta di prendere tutto, lasciare partire all'inseguimento del fratello, è quasi una cosa irreale, come se non esistesse il diritto di scappare a 18 anni. Però nel momento in cui lui si trova in un ambiente, in un punto di osservazione della realtà che non è il suo, è chiaro che lo troviamo alla deriva, ed è a quel punto lui a sentirsi per primo liberato da tutte le cose che lo costringevano a essere
quel tipo di persona. Io ne sono uscito cambiato. Questo film mi ha profondamente cambiato, questo viaggio che abbiamo fatto. Niente. Però per davvero, ecco, non so come dire, è stato, rispetto agli altri che ho fatto, un'avventura incredibile, perché non me l'aspettavo, sai. E però posso dire che questo film mi ha cambiato, e non solo come attore, ovviamente, sto parlando di un lato umano. Sono contento, ecco, di questo. Ci tenevo proprio. Ho colto la tua domanda. Questo rapporto di fratellanza c'è stato, realmente, questo è stato bello, Alessandro è stato furbo a vedere questo. Ci siamo trovati tutti noi nel lavoro. Questa cosa del viaggio è fantastica, penso che il viaggio sia sempre un'esperienza di vita, sempre, deve essere sempre un'esperienza di vita. Comunque siamo andati dall'altra parte dell'oceano, dei posti meravigliosi, assurdi, abbiamo incontrato un'altra cultura. Ecco, ai fini del film mi dispiace un po' che questi due fratelli hanno dovuto varcare l'oceano per trovare un po' un'apertura, e non sono riusciti a trovarla nel loro paese, però questa è una cosa. Però sì, è stato assolutamente molto bello anche dal punto di vista di persona e non di attori personaggi. Del tuo debutto nel lungometraggio, è stato complicato debuttare con questa storia? È stato facile trovare finanziamenti? Che cosa è accaduto? Proprio perché non è il solito, con tutto il rispetto, la solita opera prima italiana, no? Magari si gioca un po' più in difesa, rimanendo in ambito vagamente calcistico. Chiaro che abbiamo avuto delle difficoltà. Credo, come tutti noi che cerchiamo di fare un'opera prima, forse queste difficoltà hanno avuto delle caratteristiche diverse rispetto alla media, però devo dire che l'appoggio della produzione è stato sin dall'inizio un appoggio partecipe al rischio, cioè era l'idea comunque di poter permettere di fare una storia che sì, raccontasse una parte dell'Italia, ma che non si chiudesse in quell'ambito per cercare poi di approfondire tutti i personaggi, ecco, che prendesse il via per essere un film non solo di avventura, ma anche un film di personaggi. Però è stato, adesso lo posso dire, è stato anche divertente, perché poi cast tecnico con quale abbiamo lavorato era un cast, cioè vi posso dire, dei cileni, che sono personaggi molto molto suscettibili, ma che danno una generosità nel lavoro che fanno incredibile, cioè loro, questa vabbè la dico così, cioè loro ci vedono tuttora comunque come un popolo da imitare nel cinema, nonostante lavorino nella pubblicità con gli americani tantissimo.